chiaramente, ecco, dopo tante tristezze, dopo una situazione così complicata, ecco, un po' di soddisfazione c'è. È chiaro che ogni volta che si manifesta questa soddisfazione, dall'altra parte c'è il dispiacere, ecco, di quello che è successo a lei, e pensare, ecco, che era venuta grande così, come questa, tanto desiderata, tanto aspettata, e poi, ecco, uccisa proprio in una maniera così stupida, no? Così inutile, così insensata, ecco, non c'è proprio, come dire, non c'è proprio, ecco, da parte mia, né un senso di perdono, di cose, anzi, cioè, più tempo passa più la rabbia, ecco, viene poi. Poi 3 anni di pena, voglio dire, io non so se avranno anche il coraggio di chiedere, ecco, la buona condotta, come si diceva un tempo. Queste non sono persone che possano circolare liberi, che possano essere tranquilli. Ecco, sono persone che hanno fatto del male, che di conseguenza, ecco, avrebbero la necessità di essere puniti in una maniera seria. Ecco. Lei ha sempre detto, non hanno neanche mai chiesto scusa. Sì. Anche questo un tempo il mio papà mi diceva sempre, quando compivo qualche cosa di sbagliato, mi diceva: guarda, vai a chiedere scusa, ecco, a questi signori, ecco, quando ero bambino così, che facevo qualche disastro, anche se mi costava, ecco, andavo a chiedere scusa, ecco, perché mio papà e la mia mamma lo dicevano. Invece i suoi genitori non ci hanno insegnato questo, di conseguenza, ecco, la pena che avranno sarà anche questa, ecco, quella di dover vivere insieme, dico, ecco, senza, ecco, nessuna soddisfazione, anche nessun obiettivo, ecco, per andare avanti, secondo me. Sa che potrebbero non fare il carcere, perché hanno chiesto, chiederanno l'affidamento ai servizi sociali, quindi. Ma come si fa? Cioè, non è un reato civile, ecco, questi, ecco, hanno, i 3 anni sono quello che è rimasto, ecco, che è collegato comunque a un omicidio, ecco, al fatto di aver ammazzato una persona. Io non so se possono avere, ecco, la possibilità di essere affidati ai servizi sociali. Io non li vorrei, ecco, ad assistere, nemmeno persone anziane, ma, ecco, tantomeno giovani, ecco.